Parliamo con Franco De Anna, che è stato per molti anni dirigente tecnico, ispettore scolastico, è stato anche direttore dell'IRSAE Lombardia per molti anni, si è occupato molto di valutazione del sistema scolastico, di valutazione e monitoraggio, dei PON. Allora, con Franco De Anna commentiamo una disposizione molto interessante che è stata introdotta nel recentissimo decreto legge cosiddetto Sostegni bis. In questo decreto c'è una disposizione che dice sostanzialmente questo: l'articolo 3 bis del decreto legge numero 1 del 2020 è abrogato. Cosa diceva a sua volta questo articolo 3 bis? È presto detto. Nell'articolo 3 bis c'era scritto che bisogna rivedere, bisogna riscrivere il regolamento per i concorsi per dirigente tecnico. Allora, la situazione è che con il decreto sostegni viene cancellata questa norma, per cui a rigor di logica si torna al vecchio regolamento per i concorsi per dirigenti tecnici. Quali conseguenze può avere una disposizione come questa? Lo chiediamo a Franco De Anna. Ma guarda, tornare alle vecchie regole significa trasferire i limiti che la figura dell'ispettore aveva via via maturato proprio nell'evoluzione del sistema scolastico italiano, per esempio dal 74 in poi. Faccio solo un esempio. Una differenza sostanziale di figure ispettive tra quelle relative al ciclo primario, alla scuola primaria, l'ispettore della scuola elementare. Erano e Certo. sono una cosa diversa, e sono stati una cosa diversa dagli ispettori della secondaria. Per dirti, io da ispettore della secondaria, nella mia prova di concorso c'era una prova di pedagogia, una prova di comparata e una prova disciplinare. Certo. Disciplinare. Ora, è chiaro che in questo momento il profilo dell'ispettore rispetto al quale io ho fatto il concorso era in parte è ancora valido, a parte questa differenza che va colmata, non è mai stata colmata, ma andrebbe colmata. Aveva queste tre funzioni fondamentali: l'ispicere, che è quella appunto relativa alla cura e all'attenzione alle anomalie, alle cose che non vanno, ai momenti di difficoltà nella scuola; il promovere, che è il promuovere l'innovazione, il promuovere le cose buone che in realtà la scuola è in grado di fare, gli insegnanti e la scuola. E il consulere, cioè fornire una consulenza permanente alle scuole. Queste erano le tre funzioni fondamentali. Ecco, queste sono le tre funzioni classiche dell'ispettore, però con l'arrivo delle norme sull'autonomia cambiano un po' le cose, perché nella scuola dell'autonomia c'è anche bisogno di valutare il sistema. E quindi come cambia in questa direzione il lavoro e la funzione dell'ispettore o del dirigente tecnico che dir si voglia? Beh, è chiaro che è l'acquisizione di una competenza che non c'era negli ispettori tradizionali e che non è detto ci fosse proprio perché non c'era nella formazione degli ispettori. In questo caso si aggiunge una competenza di grande peso perché il valutatore è in qualche modo una competenza specifica. Si tratta di costruirla, ed è, io sto parlando di valutazione in questo caso, che ha come riferimento non tanto gli apprendimenti. Qui Certo. vale il teacher assessment, vale la valutazione degli insegnanti come cosa fondamentale, poi che ne siano capaci o meno è un altro paio, ma questa è la funzione degli insegnanti. Gli ispettori hanno in particolare di fronte il compito di valutare l'organizzazione, la scuola, i progetti, con tutto il peso che queste cose, che l'apprendimento degli studenti ha anche all'interno di queste questioni, ma è qualche cosa, queste questioni sono qualcosa di più. Valutare l'organizzazione è una competenza professionale di grande spessore. Credo che dovrebbe entrare a far parte di un programma sensato di formazione degli ispettori, di un programma sensato di reclutamento degli ispettori. Cioè, non basta che siano capaci nella loro disciplina, abbiano un po' di spolveratura pedagogica, e c'è il problema che dicevo prima, cioè attenzione perché nella secondaria questo è sempre un limite, o che abbiano qualche idea della comparata. Tra l'altro, la comparata nel momento in cui ho fatto l'ispettore io è cosa diversa da quella, cioè l'OCSE, PISA e così via, non erano ancora così operativi.
la comunità europea non aveva questa pregnanza, quindi anche qui c'è da riaggiustare i repertori di competenza, c'è da aggiungere alle diverse competenze questa cosa fondamentale nuova che è quella del valutare. Questo, se Tra facciamo il l'altro, concorso con le vecchie cose, guardate, quello che ne risulta è che ci aggiungiamo solo la sensibilità propria dell'amministrazione, ci aggiungiamo solo una sensibilità particolare sul diritto amministrativo. E se posso, un vecchio certo. maestro mi diceva sempre: il diritto civile ha a che fare con gli interessi delle persone, il diritto penale ha a che fare con le passioni delle persone, il diritto amministrativo è il nulla, è la forma pura. Cioè, dopo che hai stabilito le regole del funzionamento, vecchie battute di un tempo, cosa c'è tra il pensiero e l'azione? A delibera. Senti, senti Franco, oltretutto valutare il sistema scolastico, valutare la scuola è importante perché questa è un'operazione che dovrebbe servire a fornire al decisore politico elementi per capire se si sta andando nella direzione giusta, che è una cosa che, diciamoci la verità, nel nostro paese avviene poco, perché nel nostro paese si fanno sempre delle riforme, ma difficilmente si va poi a vedere quanto davvero la riforma è servita a migliorare il sistema. Quindi forse il valutare il sistema è una roba molto importante, non è, come dire, uno sfizio. Ma è soprattutto importante per la cosa che tu dici, cioè la valutazione di sistema, che tra l'altro è un costo, perché comunque non è una roba che si fa gratis, cioè ha dei suoi costi, serve fondamentalmente se è il momento di ispirazione delle politiche scolastiche, delle politiche dell'istruzione. Certo che se invece risulta solo per fare delle graduatorie, serve niente, è meglio non farla, perché è solo un costo. Il vantaggio di avere un sistema di valutazione dell'organizzazione del sistema è che ne estraggo delle indicazioni di politiche dell'istruzione, di che cosa fare, di cosa cambiare. Guardate che da questo punto di vista c'è, io dico sempre che ci sono matrici della valutazione, una orizzontale e una verticale. Si fa valutazione per alimentare la politica dell'istruzione, le politiche pubbliche, dico Certo. dell'istruzione, ma vale per ogni politica pubblica. La politica pubblica deve trovare alimento su un sensato sistema di valutazione per capire se le scelte che hai fatto sono quelle giuste, se vanno cambiate e così via. Certo, però questa è la grande funzione del sistema di valutazione. Se invece si fa semplicemente per mettere in fila i RAV e dargli dei punteggi, questo francamente non dico che non serve. Può servire la valutazione della singola organizzazione se è legata in questo caso a una forma di consulenza, cioè vengo a visitarti, faccio valutazione della tua organizzazione, capisco che ci sono delle cose, ti offro una possibile diagnosi e ne discutiamo, ma diventa un'operazione di consulenza, hai capito? Invece a livello di sistema, il problema è quello di alimentare le politiche pubbliche. Va bene, allora vediamo se questo concorso per dirigenti tecnici ripartirà a breve, però mi pare che la situazione attuale sia questa. Se i miei dati sono più o meno corretti, mi pare che a regime, compreso questo concorso che dovrebbe partire, si potrebbe arrivare a circa 150-200 ispettori in totale in tutta Italia. Sono lontani, lontanissimi i tempi in cui gli ispettori erano centinaia e centinaia. Almeno Ecco, 400. ma secondo te, tu hai fatto l'ispettore per molto tempo, ti sei occupato di queste cose per molti anni, un numero ragionevole per gestire davvero il sistema scolastico può essere sull'ordine delle 150 professionalità? A me francamente sembra di no, però lo lascio dire a te che sei l'esperto della materia. Guardate, secondo me andrebbe almeno raddoppiato. Cioè, sapendo che ovviamente dipende da che mestiere gli fai fare, ma
Il sistema scolastico è per definizione un sistema fortemente territorializzato. Quindi tu hai una disseminazione di organizzazioni, ciascuna delle quali ha una sua titolarità, una sua soggettività. Io dico sempre, non ho mai trovato due scuole uguali, una all'altra. Ci sono sempre. Se tu fai una valutazione sul campo e non ti limiti a compilare delle schede, ma se fai valutazione di sistema devi andare a guardare le cose da vicino, è chiaro che hai bisogno di un numero di ispettori sicuramente superiore. D'altra parte basta fare dei confronti a livello europeo, eh? Guarda quanti sono gli ispettori a livello, che so io, inglese, così via, anche quelli francesi. Cioè, stiamo parlando di centinaia, addirittura migliaia, perché quella funzione ha quelle, con quelle caratteristiche, con quei compiti, deve essere in grado di coprire, un sistema fortemente decentrato, fortemente articolato. Sicuramente sono almeno raddoppiare. Guarda. Io quando sono entrato io eravamo più di 450, una roba di questo genere, insomma. Ed Certo. erano già pochi. Bene, No, no. grazie. Prego. Grazie a Franco De Anna per queste considerazioni. E vedremo in futuro che cosa succederà per il concorso per dirigenti tecnici, che diciamo è molto atteso da molti dirigenti scolastici, ma anche da tanti docenti, perché non dimentichiamolo, per partecipare al concorso per dirigente tecnico bisogna essere o dirigenti scolastici o docenti, quindi in entrambi i casi si può partecipare al concorso. Vediamo prossimamente che cosa accadrà. Grazie ancora Franco De Anna. Grazie a te.